Camilla non esita a dichiarare in pubblico un suo desiderio nascosto che vede Re Carlo fuori da un ruolo importante. Pochi giorni fa, la regina consorte ha partecipato a una visita al Garden Museum di Londra, definendolo un posto così speciale. Mentre ammirava una mostra dedicata ai giardini associati alle artiste del famoso Bloomsbury Group, ha confessato che la sua ultima visita è stata la terza in quel luogo in 12 mesi. Si è rivolta al pubblico dell'evento, che includeva il giardiniere televisivo Alan Titchmarsh, presidente del museo, e il fiorista reale Shane Connolly, in un discorso improvvisato, confessando loro come avrebbe felicemente assunto il patrocinio dell'istituzione. La regina Camilla scherza sul sottrarre a Re Carlo il patrocinio di un museo speciale. Camilla, durante la sua visita al Garden Museum di Londra, ha fatto una battuta sulla possibilità di sottrarre il patrocinio a suo marito, con il guru del giardinaggio Alan Titchmarsh che ha detto che sarebbe felice di vederli entrambi nel ruolo. La regina Camilla ha scherzato sull'idea di scansare Re Carlo III dal suo ruolo di mecenate di un museo che lei non può fare a meno di visitare. La regina ha scherzato sul voler sottrarre quel ruolo al monarca, dicendo: "Non so quante visite ho fatto qui, parecchie. Mio marito ne è il sostenitore, ma potrei dovergli dare una gomitata, mi piacerebbe proprio portargli via questo ruolo. È un posto così speciale che ogni volta che me lo chiedono, mi piace tornare e penso che questa meravigliosa mostra che celebra le donne nel giardinaggio sia così importante." Ha aggiunto rivolgendosi a Titchmarsh: "Sono così felice che tu stia celebrando tutte le donne che sono grandi giardiniere, perché amiamo il giardinaggio. Molto spesso sono gli uomini ad essere celebrati e non le donne, quindi penso che tu stia facendo un lavoro brillante qui." Il re e la regina hanno assunto una serie di nuovi patrocini dopo l'incoronazione ufficiale di Re Carlo nel 2023, con 492 patrocini precedentemente detenuti dalla regina Elisabetta II, dividendoli tra di loro. Tuttavia Re Carlo è patrono del Garden Museum sin da quando era principe di Galles, avendo assunto il ruolo nel 2021. Dopo la visita, il signor Titchmarsh ha elogiato le capacità di giardinaggio della regina e ha detto che sarebbe stato felice che uno o entrambi il re e la regina servissero come mecenati. Parlando della casa privata della regina nel Gloucestershire, ha detto che ha uno spazio meraviglioso per praticare il giardinaggio. Ha detto: "È una grande giardiniera e so che Remil è un meraviglioso rifugio per lei con il suo giardino", prima di aggiungere: "Saremmo molto felici di avere la regina e il re come mecenati, o entrambi. Adoriamo il fatto che lei ami venire."